pulsanti, coda la videocamera dovresti otturare. In alto a sinistra. Ah, ecco, a posto, sì, ok. Ok, allora questa è una scheda di ieri che ancora con gli umlaut. Chi c'era ieri penso che è abbastanza facile. Allora, volume get Wir schreiben ein Wort mit E, wenn es ein verwandtes Wort mit A gibt. Beispiel Wälder, der Wald. Quindi si usa la E. Una parola che ha la A, però viene messo in plurale. Ok. Allora, il primo è di vende. Dipende. Ah, quindi stavolta è contrario. Prima è plurale e poi è singolare, facciamo. Esatto. Qui ci stanno già gli articoli. Ok, dipende. Poi divan vende. Chi vuole fare il prossimo? Il plurale dovrebbe essere di Nägel, le unghie al plurale, con Sì, la A, con già la umlaut. male. No, nel senso, come diventa, ecco, di Nägel, questo com'era? Esatto. E Ok, di Nägel. prima è il plurale, poi il Ok. singolare. Il singolare der Nagel, senza umlaut. Questo non ho capito perché nella terza riga lo devo scrivere di nuovo. Perché magari ti fai scrivere prima il singolare e poi il plurale, per questo secondo me. Buono, lo so. Vabbè, se è già scritto. Vabbè, ma non scrivere, tanto vediamo. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao, Sara. Ciao, buonasera. Ah, ciao, Katia. Ok, il terzo? Di F? Come? F? Esatto. Aspetta. F con umlaut o senza? On. Con umlaut? Sì? La E con la umlaut non l'ho sentita mai. Quindi così? Eh? Sì. Sì. Sbagliato. Bene. E con la E. E questa parola che sarebbe? Che vuol dire? Quaderno. Quadernone. Il Il quaderno. quadernone. Ah, ok. A me mi era, scusa. Quindi das afto di after, sì. Ok. Prossimo. Fusse. No, c'è la ER. Frozer? No, No. ve lo dico, sapete quelle botte di legno del E vino? infatti, di fessere con A con umlaut. Esatto, di fessa. Infatti, tipo das fasse Bier, che la birra spina. Esatto. Lo sai anche nel singolare? Secondo me è das fasse. Ah, per Esatto. cui. Scusa, l'articolo era già scritto, quindi vabbè, ok.
quindi ho per forza sbagliato. Ma no, manco l'avevo visto, ti giuro, l'articolo. Ok. E che sarebbe questo? Quelle, la bocca. Quelle botte di vino o di birra. Ah. Le, okay. Quelle botti grosse, ecco, c'è cioè tipo di birra, esattamente. Ok. Vai, Emily. Ok. Poi, il prossimo? Provo io? Prova. Schenke? No, già l'hanno detto. Già l'hanno detto che Schenke comunque. Ma scusa, non so chi è stato, ma se quello ha detto io... Valentina che prova lei, perché vi mettete in mezzo? Non ho capito, scusa, chiedo scusa. Vabbè, allora Valentina, il prossimo fai tu. Vai tranquilla, non problema. Allora, chi era? Filomena? Sì, quindi che Schenke io... nel singolare com'è? È Das Geschenk. Ok. Cos'è? È il regalo. Esatto. E in plurale Geschenke. Geschenke. I regali. Ok. Valentina. Chiedo scusa, Valentina, di nuovo. No, tranquilla. No, tranquilla, tranquilla. Questo cos'è? Di craft? Di craft? Di Kraft. Kraft. Con la E? Quindi, o con la E? No, di Kraft. Sì, ma con la A umlaut o con la E? Con la E. No. Con la umlaut. Esatto. Nadine, mi puoi dire la pronuncia bene, per favore, che io mi... Di Kraft. Ah, ok, ok. Il singolare è di Kraft, la forza. Kraft, sì, sì. Di Kraft. La forza, le forze. Le forze. Ok, bene, bene. Ok. Chi vuole fare il prossimo? Io manco so cosa, boh. Infatti. Un attimo, vediamo. Boh. Sinceramente, non è... Nessuno lo sa? Aspetta, vediamo un attimo, provo a rivedere, ma... Taste. No. Come? Teste. Eh? Test. In inglese. Non ti sento bene. Io così sto. Teste. Teste. No. No. Di, per caso è di Öst? Di? Öst, con la O con umlaut? No. Alla per forza con la... Alla per forza con la... con la A. Con la A di Est. Oh. Ah, bravo. Di Est. Io manco so cosa... Aspetta, Nadine, per caso prima ho detto qualcosa di... non lo so. No. Ah, no, perché... ok, pensavo avessi detto qualcosa di... ok. Cosa sono di Est? Sinceramente non lo so. Nadine, sembrano le aste dell'Italia. No. Di Est, i rami. Ah. Der Ast, il ramo. Ah, ok.
Ok, il prossimo? Il prossimo, cosa? Di Anten. No. Nadine è difficile, la fate oggi. Come difficile? Dovete scegliere solamente tra due lettere. Tre vocali. Tre vocali. O con la A. Allora di Enten. Allora di Enten. Di Enten, sì. Ah, le anatre. È giusto? Esatto. È in singolare? The Enter. Esatto. Ah, scusa, ma non ti sento stato. No, tranquillo. Beh, fai il prossimo, vai. Il plurale sono di Enter. Vabbè, il prossimo penso che sia di Zane. Di Zane o di Zene? Sene. No, vai anche, attenzione. Sene. Esatto, con la A umlaut. Sì. Però der san. Der san. Sarebbe il dente? Sì. Il dente, i denti. Bravissimo. Ok, avanti un altro. Ok, prossimo. Di Garten? No. No. La lettera è la lettera giusta, ma non è la pronuncia quella. Ah, Gerten. Bravissima, di Gerten. A umlaut? C'è qualche gioco di calcio? Che gridano come dei pazzi. Sì, assegnate il Milan per questo, forse perché stavo vincendo il campionato. C'ho dei vicini proprio al fianco della casa che quelli ogni partita di calcio e poi cominciano a gridare come dei pazzi. Sì, perché è l'ultima giornata per questo, ecco. Allora, di Gerten. Cosa sono di Gerten? I giardini? Esatto. Der Garten. Ai ai ai. Nadine, scusami, puoi dire la pronuncia per capire, cioè per sentirti? Puoi dire la pronuncia di questo Gerten e quello sopra Enten con la E? Di Enten o di Ente e di Gerten o der Garten. Ah, ok. Non c'è la differenza. Sì. Io sembra che lo dico tutti uguali. Tutti, perché si sente. Dopo ve lo leggo. Tutte le parole okay. Così lo sentite. Ok, grazie. Sì, è buono, ok. Ok. Il prossimo? Di Netz. Sì? Con umlaut o con la E? Con la A umlaut. No. Nein. Allora, vabbè, se non è la A, è la E. Sì. Forza. Di Netz. Cosa sono di Netz? E nipoti? No. No. Ah, no. Netz è la rete. È la rete, sì. Ah, ok. Quella è Netz. La rete da pesca. Okay. La rete da pesca o anche qua tipo la rete tipo di connessione internet per esempio, perché io ho visto
che in Germania, per esempio, la Telekom che faceva pubblicità, das größte Internetverbindung Netz, una cosa del genere. Esatto. Ok, il prossimo? La prossima è di Gäste, gli ospiti, Dea Gast, l'ospite. Bravissima. Ok, perfetto. Cosa sarebbero gli ospiti? Sì. Ovviamente a plurale, invece a singolare è ospite. Sì, sì. Ok, il prossimo? Posso farlo io? Vai. Di Reda. La cum lum laut, das rad, reda. Ok, però tu l'hai detto giusto, però la pronuncia è sbagliato, perché tu hai fatto capire con la pronuncia come se fosse una E. Invece non è di reda, ma di reda. Reda, ok. Reda. E cosa Reda. Sono di Reda? Le ruote. Esatto. Scusami Nadine, cosa sono queste in italiano che non l'ho sentito? Le ruote. Le ruote? Ah, ok. Questo è facilissimo. Ok, vai. Di Äpfel. Ok. Der Apfel. Ok. Con le la... mele, la mele. Con la Umlaut. Sì. Allora. Ok, l'ultimo. Posso io? Vai. Di Veghe con la E. Ok. Sicuro? Aspetta, sì. Con la A umlaut o con la E? Con la E. Con la E di come Empoli? Sì. Ok. Per me sì pure. Sì, sì. No, perché la... a volte questa è la cosa tremenda, che non si dalla pronuncia non si capisce molto se lo pronunci solamente la singola lettera. Non si capisce se è E o E. Sì, difatti prima io ho detto quando lo dico io sembra che dico tutte E, invece quando lo dici tu si sente la differenza. Eh sì, ma io lo faccio pure a posto per farlo sentire proprio questa differenza. Sì. Ok, comunque, di Veghe, cosa significa? Non è il passeggino, no? Aspetta. No, le strade. Le strade. Le strade, le vie. Le vie, le vie. Le strade, ecco, quello insomma. Vabbè, strade no, perché strade sì, sono di strade. Invece grazie. Le vie, le piccole le vie. Stradine, sì. Si chiamano veghe. Ma sì. Difatti, ma dove mi è venuto in mente il passeggino che quello si chiama Kinderwagen? Ma... Ah, infatti. Vabbè. Der Weg. Sì, che poi c'è no, tante veg, tipo Fahrradweg, oppure per esempio questo. Fahrradweg, Waldweg. Waldweg è un piccolo sentiero nel bosco. Ah, il sentiero nel bosco, ok. Ok, di...
mo ve lo leggo. Ok. Okay. Die Wand, die Wände. Der Nagel, die Nägel. Das Heft, die Hefte. Das Fass, die Fässer. Das Geschenk, die Geschenke. Die Kraft, die Kräfte. Der Ast, die Äste. Die Ente, die Enten. Der Zahn, die Zähne. Der Garten, die Gärten. Das Netz, die Netze. Der Gast, die Gäste. Das Rad, die Räder. Der Apfel, die Äpfel. Der Weg, die Wege. Okay? Okay. Dopo ve lo mando. Nadine, prima di andare avanti, a me mancava di scrivere la traduzione di FAS, che non... FAS è la bot, una bot. Ah, la bot, ok, la bot. Perfetto. E poi invece craft? Craft è forza. Ok, grazie. Lo posso togliere? Sì, sì, perfetto, già avevo copiato tutto. Certo che craft, che significa forza, forza, c'è anche la Filadelfia della craft. Sì, questa no. È una marca. Una marca, sì. Anche, no, comunque, no. Anche comunque se c'è, mi sembra pure Stark per dire forza, vero? No, quella è forte. Sì, Stark. Stark, però di craft è un sostantivo. Sostantivo, sì. Stark, questo mm-hmm. È un aggettivo. Sì, sì, infatti. Ok. Oh, guarda questa, che bella. Mo vi voglio. Ok, dobbiamo mettere... Dobbiamo completare ciò che manca. Ok? Qui questo è un dialogo e poi dopo lo leggiamo. Due persone, il dialogo. Qui okay. Si tratta di presentarsi, di chiedere come stai e tutto il resto, come ti chiami e tutte queste cose. Ok, cominciamo. Il primo, il signore, che lui sta cominciando. Cosa manca? Perché mi compone la Vi, allora, vi gets. Esatto. Io non vedo, ora sì. Io pure non vedo, ok. Ora sì. Come? No, forse, vediamo. Ah, ora sì, perfetto, ok, sì, sì, ok. Ok, hello, wie geht's? E la signora, come risponde? Secondo me potrebbe essere hello, danke, gut. By mir gut o sehr gut, potrebbe essere. Non by mir. Questo, toglitelo dalla testa perché si dice solo gut. Gut, ah, gut, ok, danke, gut. By mir o cose del genere. Ok. Questo quindi... by non si dice quando parli di te stesso. Tu ah, ok. Solamente mir geht es gut. Ah, ok, quindi by da... mia, quindi by mia okay. Vuol dire da me, okay. Va tutto bene, quindi... però la persona chiede a te personalmente, non a casa, in ah. Genitori o familiari o qualcosa. Ah, ok. Quindi, allora. quindi danke, mia get it is good. Und, quindi posso dire al contrario by Ihnen? No, visto, allora, se tu vedi che va, sì. Quando vai verso giù, lo vedi sì. Che si salutano con il nome, quindi ah. Non si sono ah, sì, conosciute. Sì. Ah, quindi und du, allora. Esatto.
Però, visto che non abbiamo tanto spazio, abbreviamo le cose e diciamo hallo, danke, gut und dir. Gut und dir, ok. Faccio io la prossima. Vai. Danke, gut, wir eis du, no, giusto? Wer eis du, come ti chiami? Wer bist du? Ah, wer bist du? Oh. Altrimenti sarebbe scritto vi. Ah, sì, giusto. Mm-hmm. Bist quindi, du. Wer bist mm-hmm. tu? Chi sei tu? Chi sei tu? Mm-hmm. Ok, e lei risponde. Chi vuole fare? Tutti zitti. Certo. Vabbè. Vediamo. Ich bin, potrei fare per esempio. Allora. Vai. Un secondo che ho perso il segno. Dove eravamo? Scusa. Un secondo. Allora. Allora, ich bin Sabine, und du? Esatto. Ok, e lui che cosa risponde? Lo dico sempre io? Ah, chi vuole? Ok, vabbè. Posso farlo io? Sì, Filomena? Jawohl. Ok, fai tu e poi quell'altra signora che si è fatta avanti. Ok, ich heiße Thomas. Woher kommst du, Sabine? Esatto. Allora, ich heiße Thomas. Io sono Thomas, io mi chiamo Thomas. Da dove vieni tu, Sabine? Ok, e Sabine, basta Sabine? Ich komme aus Deutschland und du? Esatto, ich komme aus Deutschland. Quindi io vengo dalla Germania e tu? Torco! Fanculo! Madonna mia! E già devo tenere il balcone aperto con sto caldo. Inga, non possono avere un infarto mentre che gridano come i pazzi. Sembra che gridano per la vita. Ok. E quindi Sabine sagt, ich komme aus Deutschland und du? Und was antwortet darauf Thomas? Ich komme aus Österreich und ich wohne in Wien. Und du? Wo wohnst du? Esatto, bravissima. Allora, ich komme, quindi io vengo dall'Austria, Österreich. Ich komme Österreich. Ich wohne in Wien. In Wien? Oh, no. In devi mettere. Sto calcio mi ha annebbiato la mente. Ok, ich wohne in Wien und du? Wo wohnst du? Puoi fare la traduzione? Allora, sì, io vengo dall'Austria e vivo in a Vienna. E tu? Dove vivi tu? Esatto. Ich komme aus Österreich und ich wohne in Wien. Und du? Wo wohnst du? Was antwortet Sabine? Faccio io, provo? Bitte schön. Allora, ich wohne in Berlin.
vivons bis du o no? Leggi quella frase che è sotto. Quella dopo. Così lo sai cosa devi chiedere. Ah, vi kommen bis du? Vi kommen? No. Leggi la frase che poi la risposta di Thomas su quello che hai detto ora. E questo ti fa capire la domanda che tu devi fare a lui. Oh, no, Nadine, perché c'è scritto... Allora, in italiano è io vengo da Berlino. Tu da dove vieni? No, perché c'è scritto V. Leggi sotto... Allora, lascia stare la seconda frase. Leggi cosa risponde Thomas sotto. Ah, ok. Wie alt bist du? Quanti anni hai? Brava. Ah, ok. Sì. Mi dispiace oggi, eh. Qui fanno un gol dopo l'altro. Ah, mamma mia. Allora, ich wohne... Ich wohne in Berlin. Wie alt bist du? Esatto. E lui dice, ich bin 15 Jahre. Esatto, ich bin 15 Jahre. Poi? Dice un'altra cosa ancora. Ich bin 15 Jahre alt, jung, hässlich, schlau, groß, klein. Cosa aggiunge? No, io vedo solo ich bin 15 Jahre. Sì, il 15 Jahre, ma 15 Jahre cosa? E infatti, tu sei jung, groß, klein, hübsch, hässlich. Jung. No! Scusa, Valentina, quando dici tu sei 15 anni? Ich bin 15 Jahre alt. Tu non ti chiede, mica dici ich bin 30 Jahre jung. No! Sono giovane di 15 anni. Ah, ok. Ok. Allora, la prossima è wie viel kostet das? Quanto costa? Es kostet 10 euro. Esatto. Il prossimo? Posso io? Sì, ja. Und wie viel Uhr ist es? Ok. Che vuol dire? Che ore sono? Esatto. Poi, was antwortet Sabine? Es ist 10 Uhr. Ok. Sono le ore 10. Poi Thomas dice "Ciao Sabine". E Sabine cosa dice? Auf Wiedersehen, Thomas. Esatto, auf Wiedersehen. Ok. Mo due persone coraggiose che vogliono leggere questo dialogo. Uno è Thomas e l'altro è Sabine. Faccio io una delle due. Sì. Che si vuole aggiungere? Dai, Vale, rispondo io. Allora, faccio Thomas. Già mi viene da dire. Vai. Allo, wie geht's? Hallo, danke, gut. Und dir?
Danke gut. Wer bist du? Ich bin Sabine. Und du? Ich heiße Thomas. Woher kommst du, Sabine? Ich komme aus Deutschland. Und du? Ich komme aus Ost, questo non lo so dire, Austria, Österreich. Und ich wohne in Wien. Und du, wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Wie alt bist du? Ich bin 50 Jahre alt. Wie viel kostet das? Eccolo qua. Es kostet 10 Euro. Und wie viel du... Aspetta, vero, ma sei sempre tu, hai ragione. Sono sempre io, sì. Und wie viel Uhr ist es? Es ist 10 Uhr. Tschüss, Sabrina. Sabrina. Auf Wiedersehen, Thomas. Bravissimi. Chi lo vuole fare? Quanti siamo? Siamo in 9 in tutto. In 9, ok. Giuseppe, a me risulta 10. Allora, 10, un attimo. Vabbè, 10 con Nadine, tutti insieme, ovviamente. Vabbè, io non conto. Allora, 9, giusto. Okay. Dai, Giuseppe, scegli una persona. Un secondo, Nadine, che mi compare la schermata, un attimo. Che è uscito la chiamata, un attimo. Comunque, Nadine, nel frattempo che loro scelgono, posso chiedere una cosa? Questo, cioè loro si conoscono, piacere sono Sabina, piacere sono Thomas, da dove viene? E poi alla fine, quanto costa questo? 10 euro? Che ore sono? Può darsi che si sono incontrati magari a un mercato. Ah, in un negozio. Sai, in Germania si dice small talk, quando una persona ti piace o ti ispira fiducia oppure... Prima di comprare qualcosa si comincia a fare un po' di cercare di fare confidenza, magari anche per abbassare i prezzi. Ah, ok. Small talk vuol dire piccola conversazione. Ah, sì, ok. Grazie. Un secondo che non mi compare qua. Scusami, non mi piace. Vediamo. Invece il naso a sinistra, volevo sapere il significato di Lücken. Aspetta un attimo. Di? Lücken, sì. Ah, di Lücken, i spazi ecco, sì. Vuoti. Ah, ok, perfetto, così me lo scrivo, non lo sapevo. E Agenze di Lücken vuol dire compilare i spazi vuoti. Perché io spesso mi piace leggere anche le descrizioni degli esempi, cioè delle frasi, sì, no? Certo, così perché... riesco, voglio capire cosa dice, sì. Perché è anche molto importante, se non capisci cosa vogliono da te, non riesci sì, a fare esatto. Anche l'esercizio. E significa completa gli spazi vuoti, giusto? Hai detto? Esatto. Okay. Allora, un secondo che vengo, scusate che... Che ho ricevuto la chiamata. Mi sa che... è una schermata. Purtroppo no, un attimo, mamma mia. Aspetta un secondo. Vabbè, allora, un tempo prendiamo qualcun altro. Sì, sì, ok, va bene. Allora, io posso fare Sabine. Come? Faccio Sabine. Ok, scegli qualcuno che non l'ha letto ancora. Chi è? Dove si vede? Vai Filomena, che lei è brava Filomena. Aspetta che... Ma perché non mi... Neanche me... Mi è scomparso il video, un minuto. Nadine, scusa, a te ti si... A voi vi si vede? Sì, sì, si vede. Ah. Ok, vabbè. Prova di uscire e rientrare. Un secondo, sì. Se vuoi posso farlo, non ho un problema, sono Filomena. Ok. Sì, un minuto che mi è scomparso il video, appena mi rispunta, perché poi ancora è nero. Mo appena gli spunta la ragazza, gli sparisce a Filomena. Ma quanto dura? Tre ore? No, ragazzi, oggi ci sto perché sto a casa di mia sorella e c'ho internet e posso stare quanto volete.
Ah, ok. Io sto in Italia, ritorno l'altra settimana a casa, quindi ho avuto un po' di difficoltà questa settimana e niente, e mi sto arrangiando con le schede che state mettendo disponibili. Non ti preoccupare. Ancora nero ce l'ho qui, il video, ma perché? Vabbè, fate voi, poi lo faccio io quando spunta. Ok, Filomena, scegli tu. Ah, mi spuntò, mi spuntò. Spunto. Ok. Tu vuoi fare Sabine? Sì. Ok. Hallo, wie geht's? Hallo, danke, gut. Un dia? Danke, gut. Wer bist du? Ich bin Sabine. Und du? Ich heiße Thomas. Woher kommst du, Sabine? Ich komme aus Deutschland. Und du? Ich komme aus Österreich. Und ich wohne in Wien. Und du? Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Wie alt bist du? Ich bin 15 Jahre alt. Und wie viel kostet das? Es kostet 10 Euro. Und wie viel Uhr ist es? Es ist 10 Uhr. Tschüss, Sabine. Auf Wiedersehen, Thomas. Bravissimi. Grazie. Grazie. Ah, Giuseppe è tornato? Penso di no, perché siamo ancora in 9. Comunque bravissime, avete fatto proprio scorrevole, brave. Ecco qua, vediamo se... Vediamo se magari mi entra di nuovo. Ah. A me no, ancora no, niente, non mi compare un attimo. Devi aspettare. Sì, aspetta a me. Ecco, ora la schermata è, diciamo, si è vista che ha cambiato colore, però è nera ora. Boh. Sì, aspetto un altro poco perché anche a me è capitato okay, così. Ok, perfetto, va bene. Vabbè, aspetta. Ah, ok, ora sì, ok. Cosa devo fare? Allora, scegli una persona e fai il dialogo. Ah, ok, con chi lo faccio? Faccio il ragazzo, sì. Appunto. Faccio il ragazzo. Ah, beh, chi lo vuole fare con me? Nessuno si offre? Allora, Filomena e Valentina hanno già fatto. Gli altri due non lo so chi erano. Rosa, io Rosa l'ho fatto. Ok, Serena. Io casa l'ho fatta pure. Ok, Serena, tu vuoi farlo? Sì, va bene. Ok, allora faccio il ragazzo io, va bene. Allora, hallo, wie geht's? Hallo, danke, gut, und dir? Danke, gut. Wer bist du? Ich bin Sabine, und du? Ich heiße Thomas. Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland, und du? Ich komme aus Österreich und ich wohne in Wien. Und wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Wie alt bist du? Ich bin 15 Jahre alt. Wie viel kostet das? Es kostet 10 Euro. Und wie viel Uhr ist es? Es ist 10 Uhr. Tschüss, Sabine. Auf Wiedersehen, Thomas. Bravissimo. Chi non ha letto ancora? Io. Ok, tu sei l'unica? Non so, sono in ritardo, scusate. Vabbè, non fa niente. Allora, facciamo noi due. Chi vuoi essere? Uguale. Ok, faccio io Thomas. Hallo, wie geht's? Hallo, danke, gut, und dir? Danke, gut. Wer bist du? Ich bin Sabine, und du? Ich heiße Thomas. Woher kommst du, Sabine? Ich komme aus Deutschland. Und du? Ich komme aus Österreich. Und ich wohne in Wien. Und du? Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Wie alt bist du? Ich bin 15 Jahre alt. Wie viel kostet das? Es kostet 10 Euro. Und wie viel Uhr ist es? Es ist 10 Uhr. Tschüss, Sabine.
Of Vite St. Thomas. Mi piacciono queste cose. Okay. Nadine, io purtroppo oggi devo andare, mi spiace, mi hanno chiamato e devo scendere, mi spiace. Sì, sì, tranquillo, non c'è problema. Ok, allora raga, grazie a tutti, grazie a tutti. Domani, chi vuole, ricordatevi che domani faccio... E non si sente più. Non si è sentito. Allora, mo devo vedere se... Salutando, scusate se è chiuso, stavo salutando ancora. Vi ricordo che domani faccio la mattina io pure, straordinariamente. Ah, ok, quindi, anche ora? 16 e mezza, quindi oltre a quindi la mattina, il martedì e il venerdì manco sempre. In aggiunta faccio pure domani. Ok. Alle 10:30 hai detto? Sempre 10 e mezza, sì. Ok, va bene. Ok, allora grazie a voi e vi auguro una buona serata. E a domani. Okay. Scusa. Ciao, buona ciao, ciao Giuseppe. Ciao a tutti, grazie. Ciao Giuseppe, buona serata. Ciao, grazie anche a te, ciao ciao. Ok, e voi che siete rimasti, facciamo un po' di lettura, mo. Allora, ognuno sceglie se vuole fare livello A1, A2. Cosa abbiamo? A1, A2, B1 oppure il B2, mi sa che più di questo non ne abbiamo, no. Ok, chi vuole cominciare? Magari, visto che questo è un sito che prendo molto spesso, chi ha letto già da questo sito, magari prendete un'altra storia che ancora non abbiamo fatto. Sì, il problema è che in A1 ci sono solo due. Sì, sono due. Comunque... come ho detto, le parole non cambiano, poi dopo questo è solamente per dovete un po' esercitare la lingua, che poi dopo la traduzione lo possiamo fare pure insieme, non è un problema. Mm-mm. Allora posso iniziare io? Sì, sì. Però con una, due. Ok, scegli cosa vuoi fare. Allora... In der Schule. Ok. Prego. Allora, ich gehe gerne in Schule. In die Schule. In der Klasse sind 30 Schüler. Es sind Menschen und Jungen. Die meisten Lehrer sind nett und der Schuldirektor auch. Neben mir in der Schulbank sitzt mein bester Freund Klaus. Florian ist ein Klassenkamerad. Es ist auch ein Freund. Im Rucksack habe ich ein Buch, Papier zum Schreiben, zwei Kugelschreiber, Buntstifte, Bleistifte und einen Radiergummi. Das Lineal brauche ich für Mathematik. Da bin ich nicht gut. Ich verstehe die Aufgaben nicht richtig. In der Pause ist es immer lustig. Wir essen und trinken etwas. Nach einer großen Pause gehen wir in den Hof und spielen Fußball. Diese Pause ist immer zu kurz. Ich mag nicht alle Schulfächer gleich gerne. Sport ist mein Lieblingsfach. Sport konnte jeden Tag sein. Deutsch ist eine schwere Sprache. Ich muss viele Übungen machen. Dann kann ich es bald besser. Englisch spreche ich gut. Ich mache nur wenig Fehler. Auch
Biologie und Kunst habe ich gerne. Biologie ist interessant. Ich mag Tiere, auch Geschichte interessiert mich sehr. Vor den Ferien schreiben wir noch zwei Schularbeiten, eine in Deutsch und eine in Englisch. Ich hoffe, ich bekomme eine gute Note. Bravissima, molto bene. Mamma. Lo so, è difficile, però solo così potete esercitare sia la lingua che il cervello. Ok, allora io poi okay. Vi faccio la traduzione, così okay. Acceleriamo un po' e possono leggere un po' tutti. Okay. In der Schule. Ich gehe gerne in die Schule. In der Klasse sind 30 Schüler. Es sind Mädchen und Jungen. Die meisten Lehrer sind nett und der Schuldirektor auch. Neben mir in der Schulbank sitzt mein bester Freund Klaus. Florian ist ein Klassenkamerad. Er ist auch ein Freund. Im Rucksack habe ich ein Buch, Papier zum Schreiben, zwei Kugelschreiber, Buntstifte, Bleistifte und einen Radiergummi. Das Lineal brauche ich für Mathematik. Da bin ich nicht gut. Ich verstehe die Aufgaben nicht richtig. In der Pause ist es immer lustig. Wir essen und trinken etwas. In einer großen Pause gehen wir in den Hof und spielen Fußball. Diese Pause ist immer zu kurz. Ich mag nicht alle Schulfächer gleich gerne. Sport ist mein Lieblingsfach. Sport könnte jeden Tag sein. Deutsch ist eine schwere Sprache. Ich muss viele Übungen machen. Dann kann ich es bald besser. Englisch spreche ich gut. Ich mache nur wenige Fehler. Auch Biologie und Kunst habe ich gerne. Biologie ist interessant. Ich mag Tiere. Auch Geschichte interessiert mich sehr. Vor den Ferien schreiben wir noch zwei Schularbeiten. Eine in Deutsch und eine in Englisch. Ich hoffe, ich bekomme eine gute Note. Ok, vediamo che cosa dice. Quindi, in der Schule, a scuola. Mi piace andare a scuola. Nella classe sono 30 alunni. Sono sia ragazze che ragazzi. La maggior parte degli insegnanti sono, come si dice, net? Gentili. Sono gentili e anche il direttore. Al fianco mio, nella banca, sta seduto il mio migliore amico Klaus. Florian è un, come si dice, un amico di classe? Che non sono amici, ma comunque sono, stanno in classe insieme, quindi. Compagno di classe. Esatto, Florian è un compagno di classe. Lui è anche il mio amico. Nel mio zaino ce l'ho un libro, carta per scrivere, ho delle foglie per scrivere, due penne, le penne colorate, le matite e una gomma da cancellare. Il righello mi serve per la matematica. Lì non sono tanto bene. Io non capisco gli esercizi non li capisco bene. Nella pausa è sempre molto divertente. Noi mangiamo e beviamo qualcosa. Nella pausa grande andiamo nell'aula. Come si chiama la piazzetta davanti alla scuola?
Cortile? Il cortile, forse. Nella pausa grande andiamo nel cortile e giochiamo a calcio. Questa pausa è sempre troppo corta. Non mi piacciono tutte le materie in modo uguale. Lo sport è la mia materia preferita. Lo sport potrebbe essere ogni giorno. Tedesco è una lingua difficile. Devo fare molti esercizi. Così, fra poco, lo posso fare meglio, o funziona meglio. L'inglese so parlare bene. Faccio solo pochi errori. Anche biologia e arte mi piacciono molto. Biologia è interessante. Mi piacciono gli animali. Anche la storia mi interessa molto. Prima delle ferie dobbiamo scrivere ancora due test. Uno in tedesco e uno in inglese. Io spero che prenderò un buon voto. Ok. Ok. Chi vuole fare il prossimo? Leggo io? Sì. Cosa allora. A1, A2. A2 va bene. Ok, vedi pure qua ce l'abbiamo altri di A2. Wandern in der Natur. Ok. Wandern in der Natur. Im Urlaub fahren wir eine Woche zum Wandern in die Berge. Dort ist die Luft besser als in der Stadt. Wir wandern zu einem See und wollen dort mit einem Boot fahren. Auf dem Wanderweg zum See gehen wir zuerst lange durch einen dunklen Wald. Im Wald sind viele Bäume und es riecht nach Erde. Weil wir nicht laut sind, sehen wir ein Reh und beobachten es. Wir kommen an einem großen Felsen vorbei. Auf dem Weg liegen viele Steine und wir brauchen gute Wanderschuhe, damit wir uns nicht verletzen. Nach dem Wald kommen wir auf Felder und Wiesen. Das Gras auf der Wiese ist Futter für die Tiere eines Bauern. Auch schöne Blumen wachsen dort und wir pflücken einen kleinen Blumenstrauß beim Heimweg. Zum See führt ein kleiner Bach. In dem Bach gibt es Fische. Ich möchte dort gerne angeln. Nach dem Urlaub in den Bergen fliegt die ganze Familie noch ein paar Tage ans Meer. Der Strand ist ganz flach und das Wasser ist nicht tief. Die Kinder spielen gerne im feinen Sand. Die Sonne ist sehr stark und man braucht Sonnencreme. Am Meer bläst immer Wind. Das ist bei der Hitze angenehm. Am Meer ist ein anderes Klima als in der Stadt und die Luft ist sehr feucht. Das Wetter ist fast immer gut und es gibt selten Regen. Bravissima. Grazie, ma quanto è lungo. Pronuncia. Oh, troppo sì, buona, grazie. Veramente. Allora, leggo. Sì, bravissima.
Grazie. Wandern in der Natur. Im Urlaub fahren wir eine Woche zum Wandern in die Berge. Dort ist die Luft besser als in der Stadt. Wir wandern zu einem See und wollen dort mit einem Boot fahren. Auf dem Wanderweg zum See gehen wir zuerst durch einen dunklen Wald. Im Wald sind viele Bäume und es riecht nach Erde. Weil wir nicht laut sind, sehen wir ein Reh und beobachten es. Wir kommen an einem großen Felsen vorbei. Auf dem Weg liegen viele Steine und wir brauchen gute Wanderschuhe, damit wir uns nicht verletzen. Nach dem Wald kommen wir auf Felder und Wiesen. Das Gras auf der Wiese ist Futter für die Tiere eines Bauern. Auch schöne Blumen wachsen dort und wir pflücken einen kleinen Blumenstrauß beim Heimweg. Zum See führt ein kleiner Bach. In dem Bach gibt es Fische. Ich möchte dort gerne angeln. Nach dem Urlaub in den Bergen fliegt die ganze Familie noch ein paar Tage ans Meer. Der Strand ist ganz flach und das Wasser ist nicht tief. Die Kinder spielen im feinen Sand. Die Sonne ist sehr stark und man braucht Sonnencreme. Am Meer bläst immer ein Wind. Das ist bei der Hitze angenehm. Am Meer ist ein anderes Klima als in der Stadt und die Luft ist sehr feucht. Das Wetter ist fast immer gut und es gibt selten Regen. Okay, lo vuoi fare la pronuncia, la traduzione? Sì, volentieri, ma mi devi aiutare perché tante certo, alcune certo, parole non le conosco. Preoccupare. Allora, in vacanza andiamo per una settimana in montagna a Vandene camminare? Sì, camminare o fare una gita. Ok, a fare una gita in montagna. Lì l'aria è migliore che in città. Esatto. Noi camminiamo, facciamo, insomma, andiamo a fare la gita al lago. Esatto, no? A un lago. A un lago e vogliamo lì andare in barca. Ok. Durante auf dem Land, sulla strada per il lago, sulla via o sul sentiero, via, il sentiero prima che Wanderweg è sentiero. Ok, sul sentiero per il lago andiamo prima attraverso una foresta, un bosco. Un oscuro bosco. Dunque, è scuro. Un oscuro bosco. Un oscuro bosco. Nel bosco ci sono molti fiori. No, molti alberi. Scusa, alberi, mi sbaglio sempre. Sì, molti alberi. Richt, non so, è richt la terra. Odora, la terra. Ah, e odora di terra. Esatto. E siccome noi non siamo rumorosi, okay, abbiamo visto un re, un cerbiattolo, un cerbiatto, no? Un cerbiatto e Beobachtenes. E osserviamo, e lo osserviamo. Vediamo un cerbiatto e lo osserviamo. Ok. No, Felsen che cos'è? Felsen è una roccia, una grande roccia. Ah, siamo arrivati, no? Siamo andati anche su una grande roccia. Esatto. Vorbei, abbiamo passato anche una grande roccia. E sul sentiero, sulla via, ci sono molte pietre. Ok. E noi abbiamo bisogno
di buone scarpe, come potremmo dire, scarpe da fare le camminate. Camminate, sì, scarpe quelle da montagna. Mm. E per non farci male, per non ferirci. Esatto, esatto, brava. E attraverso il bosco, no, nachdem, dopo il bosco siamo andati a Feldwiesen, che sono campi, forse? Campi e prati. Campi e dopo prati. Dopo il bosco arriviamo sui campi e i prati. L'erba dei prati è buona, no? Per gli animali. È il cibo per gli animali di un contadino. Esatto. Anche bei fiori, qua adesso sono fiori, anche bei fiori crescono lì. Esatto. E noi come si dice? Non so come in italiano. Cogliamo, quando cogli un fiore praticamente, vuol sì. dire. E noi raccogliamo un piccolo mazzo Blumenstrauss, esatto. giusto, mazzo di fiori per Heimweg. Heimweg, la strada di ritorno. Ah, per la strada di ritorno. E verso il lago, come si dice, quando scorre un piccolo ruscello. Esatto. E nel ruscello ci sono i pesci. Ok. Io, a me piace, io molto volentieri pescare. Esatto, io vorrei... Ah, io vorrei. Volentieri. Allora, dopo la vacanza in montagna, tutta la famiglia va un paio di giorni al mare. Ok, come va al mare? Vola, cioè nel senso con l'aereo, giusto? Esatto, flicht. Quindi, sì, con l'aereo va al mare. La spiaggia è flach sarebbe come si dice spianato, molto sì, spianato. Ah, ok. La spiaggia è molto spianato, quando spianato. Sai quando la spiaggia entra direttamente nell'acqua, molto molto basso. Ok. Ah. Ok. Sì, e l'acqua infatti non è profonda, anche, esatto. anche l'acqua non è profonda. I bambini giocano volentieri nella sabbia fine. Quindi è una sabbia molto fine. Nella sabbia molto fine. Il sole è molto forte e si ha bisogno della crema protettiva, diciamo. Esatto, la crema solare. La crema solare. Al mare soffia sempre il vento. Das ist bei der Hitze angenehm, quindi soffia sempre il vento e con questo caldo è molto piacevole. Ah, ecco, questo è molto piacevole. Al mare c'è un altro clima rispetto alla città. Mm-hmm. E l'aria è molto umido. L'aria è molto umida. Il clima è sempre buono, quasi sempre buono, e raramente piove. Bravissima, molto bene, molto bene. Grazie. Brava, complimenti. Io vi saluto. Grazie sempre e buona serata. Ok, che volete fare? Non so quanti siete ancora? In otto. Ah, okay. In otto, sì. Chi è il prossimo che vuole leggere? Allora, leggo io perché poi vi devo salutare anch'io. Allora, okay. Facciamo a due e vediamo un attimo i titoli. Allora, qua cominciano. Vedi un po'. Oh. Ok. Se devo andare giù, dimmi. No, va bene. È Am Flughafen. Mm-hmm. Dove sta? Ah,
Il primo credo sia, sì. Ok. Ok. Famiglie Müller, plant ihren Urlaub. Sie geht in ein Reisebüro und lässt sich von einem Angestellten beraten. Als Reiseziel wählt sie Mallorca aus. Familie Müller bucht einen Flug auf die Mittelmeerinsel. Sie bucht außerdem zwei Zimmer in einem großen Hotel direkt am Strand. Familie Müller badet gerne im Meer. Am Abflugtag fahren Herr und Frau Müller mit ihren beiden Kindern im Taxi zum Flughafen. Dort warten schon viele Urlauber. Alle wollen nach Mallorca fliegen. Familie Müller hat viel Gepäck dabei. Drei große Koffer und zwei Taschen. Die Taschen sind Handgepäck. Familie Müller nimmt sie mit in das Flugzeug. Am Flugschalter checkt die Familie ein und erhält ihre Bordkarten. Die Angestellte am Flugschalter erklärt Herrn Müller den Weg zum Flugsteig. Es ist nicht mehr viel Zeit bis zum zum Abflug. È lunghissimo. Familie Müller geht durch die Sicherheitskontrolle. Als alle das richtige Gate, no, Gate, vabbè, non so se legge in inglese, come no, si legge? Si legge in inglese. E Gate, ok. As alle das richtige Gate erreichen, setzen sie in den Wartenbereich. Kurz darauf wird ihre Flugnummer aufgerufen und Familie Müller steigt mit vielen anderen Passagieren in das Flugzeug nach Mallorca. Beim Starten fühlt sich Herr Müller nicht wohl. Ihm wird ein wenig Jubel. Nach zwei Stunden landet das Flugzeug. Am Gepäckband warten alle Passagiere noch auf ihre fehlendes Gepäck. Danach kann endlich der Urlaub beginnen. Bravissima. Allora, è lunghissimo, non sembra tanto da due, non lo so, forse perché non so tante cose, però... Dipende. Brava, Katia. Ah, grazie, no, vabbè, secondo me ho letto malissimo proprio, no, però comunque, no. Sembra un po' difficile, però ci proviamo con il suo aiuto. Va bene. Siete tutti bravi, Dai, ci proviamo, anzi grazie a te che ci puoi fare tanti esercizi. Ci vuole. Allora, sì, allora, sì, infatti. Leggo io un attimo. Sì, sì, certo, è vero, sì, sì, così ascoltiamo. Noi facciamo la traduzione. Am Flughafen. Familie Müller plant ihren Urlaub. Sie geht in ein Reisebüro und lässt sich von einem Angestellten beraten. Als Reiseziel wählen sie Mallorca aus. Familie Müller bucht einen Flug auf die Mittelmeerinsel. Sie bucht außerdem zwei Zimmer in einem großen Hotel direkt am Strand. Familie Müller badet gern im Meer. Am Abflugtag fahren Herr und Frau Müller mit ihren beiden Kindern im Taxi zum Flughafen. Dort warten schon viele Urlauber. Alle wollen nach Mallorca fliegen. Familie Müller hat viel Gepäck dabei. Drei große Koffer und zwei Taschen. Die Taschen sind Handgepäck. Familie Müller nimmt sie mit in das Flugzeug. Am Flugschalter checkt die Familie ein und erhält ihre Bordkarten.
Die Angestellte am Flugschalter erklärt Herrn Müller den Weg zum Flugsteig. Es ist nicht mehr viel Zeit bis zum Abflug. Familie Müller geht durch die Sicherheitskontrolle. Als alle das richtige Gate erreichen, setzen sie sich in den Wartebereich. Kurz darauf wird ihre Flugnummer aufgerufen und Familie Müller steigt mit vielen anderen Passagieren in das Flugzeug nach Mallorca. Beim Starten fühlt sich Herr Müller nicht wohl. Ihm wird ein wenig übel. Nach 2 Stunden landet das Flugzeug. Am Gepäckband warten alle Passagiere noch auf ihr fehlendes Gepäck. Danach kann endlich der Urlaub beginnen. Okay, facciamo la traduzione. Allora, ok. La famiglia Müller organizza la loro vacanza. Loro vanno in un'agenzia di viaggi. Allora, und last dish? Questo già non... Si fanno consigliare da uno che lavora nell'agenzia. Ok. Tra le Reiseziel, als Reiseziel? La destinazione del viaggio. Ah, la destinazione del viaggio sarebbe Mallorca. Esatto, diciamo come destinazione no, però... hanno okay, scelto per... Mallorca. Ok, la famiglia Müller prenota un volo verso, allora, Mea Insel è la isola di mare e Mittel? Mittelmeer sarebbe l'isola di mezzo mare. Ok, quindi la famiglia Müller prenota un volo presso l'isola di Mezzomare. Vabbè, strano comunque. Non lo so, dopo vedo come viene pronunciato. Forse anche il Mar Adriatico, non lo so in quale mare. Potrebbe sta. Essere il Mar Mediterraneo. Ah, forse. Sì, sì, è Media. Brava, media. Ah, sì, in effetti. Ok, sì, nel Mar Mediterraneo. Prenotano anche 2 stanze in un grande hotel direttamente sulla spiaggia. La famiglia Müller ama stare al mare. Beh, però Badet va bene, stare al mare, sì. Badet sì. Piane, vuol dire gli piace fare dei tuffi nel mare. Ah, ok, ama fare il bagno al mare. Ok, ama fare il bagno al mare. Am Abflugtag, il giorno della partenza, viaggiano il signore e la signora Müller con entrambi i loro bambini sul taxi verso l'aeroporto. Lì aspettano già molti vacanzieri. Tutti vogliono volare verso Mallorca. La famiglia Müller ha anche 4... bagagli, cioè sì, ha con sé anche 4 e molti bagagli, uh-huh. 3 grosse valigie e 2 borse. Le borse sono bagagli a mano. Uh-huh. La famiglia Müller li porta con sé sull'aereo. Am Flugschalter, cos'è questo Schalter? Flugschalter, sinceramente non te lo so dire. Quando entri nel terminal, o può darsi che è il terminal dove poi dai i documenti. Sì, allora forse... al check-in, sì. Quindi al check-in la famiglia si registra e conte... aspetta, health... Non ricordo, ire board card. Perché beh, e controllano le loro carte d'imbarco. Esatto, carta d'imbarco. Di Angestelt, questa non so neanche, Angestelt. L'operaia. Ah, ok, come prima, sì, vero. Quindi l'operaia, la ragazza, diciamo comunque, al check-in... controlla Herr Müller den Weg zum Flugzeug. Quindi lo guida, lo fa capire come la strada. Spiega,
spiega al signor Müller la strada verso il tipo il come si dice? Non so, vabbè, non so dire in italiano. Dove poi devi entrare? L'imbarco. L'imbarco, esatto, vabbè, l'imbarco. Sì, quindi esist nicht mehr. Allora, non ci vuole molto tempo fino alla partenza. La famiglia Müller va attraverso il controllo di sicurezza. Quando non appena raggiungono il gate giusto, okay, si siedono nella sala d'attesa. Okay. Poco dopo sarà angerufen, vabbè, angerufen, quindi lo chiamano. Chiameranno sì il loro numero di volo, mm-hmm, e la famiglia Müller si dirige con molti altri passeggeri verso il volo per Maiorca. All'inizio Müller beim Start al decollo Müller non si sente molto bene, può essere? Sì. Ok. Im wird ein wenig jubel, che a lui viene un pochino, cioè un pochino di nausea. Esatto. E dopo due ore atterra l'aereo. Al ritiro bagagli aspettano molti passeggeri ancora. Non molti, ma tutti. Tutti. Auf ihr Verlendes, questo non so cosa sia. I bagagli che mancano ancora. Ah, ok, ai bagagli che mancano. Dopo può finire, no, può finalmente iniziare la vacanza, sì. Esatto. Bravissima, molto bene. Grazie. Va bene, allora io vi devo salutare perché adesso ora mi devo occupare di mia figlia. Okay. Grazie e vi auguro una buona serata. Grazie anche a te. Ciao. Buona serata. Allora, grazie. Chi vuole leggere? Ci sta ancora Valentina? Io sono una frana. Non fa niente, tu non devi leggere quanto bene, ma devi fare esercizio per la lingua. Sì, facciamo questa, non so se l'ho fatta mai, ma penso di no, questa Einkauf im Supermarkt. Ok, che tanto mo negli ultimi giorni abbiamo fatto pure il supermercato, quindi per te magari qualche parolina ti è rimasto in mente. Sì. Allora, Einkauf im Supermarkt. Ich gehe mit meiner Bruder in Supermarkt, damit wir nichts vergessen, haben wir alles aufgeschrieben. Wir brauchen 20 verschiedene Sachen. In den Einkaufswagen stellen wir eine Kiste Mineralwasser. In der Kiste sind 12 Flaschen, eine große Packung Nudeln, 2 Kilo Zucker und 3 Kilo Mehl brauchen wir auch. Erst kommen viel Erwachsene und 2 Kinder zu Besuch. Dann sind wir 10 Personen beim Essen. Wir müssen viel einkaufen und viel kochen. Alle essen gerne Kartoffeln. Wir brauchen 4 Kilogramm davon. Non lo vedo più. 6 Flaschen Bier brauchen wir auch. Wir Besuch kommt, kaufen wir Saft für die Kinder.
5 Packungen Apfelsaft sind in Angebot und kosten nur 4 Euro. Es gibt Würstchen, davon kaufen wir 18 Stück. Wir brauchen auch Hops. In einer Tüte sind 7 kleine Äpfel verpackt. Die Äpfel wiegen 2 Kilo. Wir machen dann daheim Äpfel. Non ti sento. Non lo vedo più. Wir ferien e non lo vedo più. Aspetta, così. Dov'è? Wir feiern. Non lo vedo più. No, non lo vedo, Nadine. Non lo so. Qua. Io lo vediamo, io lo vedo. Aspetta. Ah, sì, sì. Wir ferien Geburtstag. Mutter ist 38 Jahre alt. Großmutter wir 5 und 6 Jahre. Der Einkauf kostet nicht ganz 16 Euro an 60. Der 60 Euro an der Kasse bezahlen wir mit einem, come si dice, 100, dimenticato? 100 Euro Schein, die Kassiererin gibt 20 Euro, 22 Euro Scheine und eine Mützchen zurück. Sono una frana, mamma mia. Non ti preoccupare, per il fatto che non leggi molto, hai letto molto bene. Sì, ma lo, sai cos'è, Nadine? Che mi prende l'ansia. Per esempio, inizio bene e poi mi prende l'ansia. Più fai esercizio anche a casa, questa ansia ti sparisce prima o poi. No, no, anche sola. No, no, anche sola quando lo faccio a casa come esercizio. Mi prende l'ansia e mi blocco. Oppure appena sbaglio una parola... Benissimo. Sì, appena sbaglio una parola mi blocco, capito? Ci è andata bene, brava Valentina, dai. Meno male. Ok, mo lo leggo io. Einkauf im Supermarkt. Ich gehe mit meinem Bruder in den Supermarkt. Damit wir nichts vergessen, haben wir alles aufgeschrieben. Wir brauchen 20 verschiedene Sachen. In den Einkaufswagen stellen wir eine Kiste Mineralwasser. In der Kiste sind 12 Flaschen, eine große Packung Nudeln, 2 Kilo Zucker und 3 Kilo Mehl brauchen wir auch. Es kommen 4 Erwachsene und 2 Kinder zu Besuch. Dann sind wir 10 Personen beim Essen. Wir müssen viel einkaufen und viel kochen. Alle essen gerne Kartoffeln. Wir brauchen 4 Kilogramm davon. 6 Flaschen Bier brauchen wir auch. Weil Besuch kommt, kaufen wir Saft für die Kinder. 5 Packungen Apfelsaft sind im Angebot und kosten nur 4 Euro. Es gibt Würstchen. Davon kaufen wir 18 Stück. Wir brauchen auch Obst. In einer Tüte sind 7 kleine Äpfel verpackt. Die Äpfel wiegen 2 Kilo. Wir backen daheim Apfelkuchen. Daraus werden 25 Portionen. Die Gäste kommen um 8 Uhr. Da muss das Essen fertig sein. Wir feiern Geburtstag. Mutter ist 38 Jahre alt, Großmutter wird 65 Jahre. Der Einkauf kostet nicht ganz 60 Euro. An der Kasse bezahlen wir mit einem 100-Euro-Schein. Die Kassiererin gibt 2 20-Euro-Scheine und einige Münzen zurück. Okay, vediamo che cosa hai capito. Non ti preoccupare che ti aiuto io.
Allora, io sono andata con mio fratello al supermercato per fare, diciamo, la spesa, non so, la... Esatto. Per fare la spesa. Non capisco quando dice cos'è il Zwanzig, perché... Zwanzig, allora, damit wir nichts vergessen, haben wir alles aufgeschrieben. Per non dimenticare nulla, abbiamo scritto tutto, quindi hanno fatto una lista. Noi abbiamo bisogno di 20 cose diverse. Ah, 20 cose diverse, sì. E poi c'è scritto nel carrello abbiamo messo una stecca d'acqua, e nella cesta due bottiglie. Cos'è Zwolf? 12 sono 12. Sì, 12 bottiglie. E un grosso pacco di pasta. Ok. E 2 kg di zucchero e 3 kg di cos'è Mel Brauchen? La farina, sì, 3 kg di farina. Abbiamo bisogno pure di questo. Sì. E poi due, cos'è? Kommen und zwei Kinder. Es kommen 4 Erwachsene und 2 Kinder zu Besuch. Quindi come ospiti arrivano 4 persone grandi e 2 bambini. Ah, sì, sì. Da noi vengono 10 persone. No, dann vuol dire poi siamo 10 persone. Siamo... A mangiare. In totale, sì. Poi loro mangiano tanto. Wir müssen viel einkaufen. Noi dobbiamo comprare molto e dobbiamo altrettanto cucinare tanto. Poi alle essen gerne Kartoffel, che significa tutti mangiano le carote, le patate. Esatto, a tutti piacciono mangiare le patate. A tutti piacciono mangiare le patate, sì. Quindi compriamone tanti chilogrammi o no? Aspetta. Wir brauchen 4 kg, quindi noi abbiamo bisogno di... Di tanti, tanti chilogrammi. Non tanti, c'è una cifra esatta. Ah, 4, 4. Esatto, esatto. Abbiamo bisogno di 4 kg di patate. E poi dice 6 bottiglie di Brauchen. Cos'è Brauchen? Brauchen, abbiamo bisogno anche di 6 bottiglie. Di birra. Ah, 6 bottiglie di birra, sì. Poi wir kommt auf Saft. Ah, anche il succo per i bambini. Esatto. E 5 perché va il Besuch kommt, quindi perché arrivano ospiti, compriamo il succo alla mela. Ah, per forza, il succo alla mela. 5. 5. 5 packung Apfelsaft, quindi 5 pacchi di il succo di mela. Sono in offerta. E costano solo 4 euro. Sì, costano solo 4 euro. Ah, ok. Poi? Poi abbiamo bisogno di comprare anche 8 stecche di 8 stecche di frutta. No, siamo ai würstchen. Es gibt würstchen. Noi facciamo i würstel. E sì. Di questi noi compriamo 18. 18 questi di würstel. Sì, Aktenzug, sì. Esatto. E poi dice, wir brauchen auch Obst. Noi abbiamo anche bisogno della frutta. Della frutta, sì. E poi dice, in un sacchetto mettere le mele piccole. Quante? Dove è scritto? Sì. Kleine Äpfel. In einer Tüte sind 7 kleine Äpfel verpackt. Ah, 7. 7, esatto. Sì. Okay. Poi le mele
Le mele grandi 2 kg. No, le mele, quindi tutti insieme, pesano vegan. Ah, vegan, vegan e pesare, sì, pesano 2 kg. Esatto. Poi, wir machen daim Apfelkuchen. Questa non la so. Noi di questo faremo una torta di mela. Ah, una torta di mela, sì. E che verranno 25 porzioni. Esatto. Poi vengono, loro vengono alle 8, alle 8 di sera. Esatto, loro chi? Gli invitati? Esatto, gli invitati. Di guest. Di guest, gli invitati vengono alle 8 di sera. Dobbiamo finire presto, dobbiamo... Da muss das Essen fertig sein, quindi lì, riferito alle 8 di sera, la cena deve essere pronta. Ah, sì, la cena deve essere pronta. Poi, wir feiern Geburtstag, loro sono in ferie... Noi festeggiamo il compleanno. Ah, noi festeggiamo il compleanno, sì. La madre fa 38 anni e la nonna fa 65 anni. Bravissima. E poi dobbiamo comprare... quindi la spesa. La spesa costa 60 euro. Poco meno, perché c'è scritto nicht ganz, quindi non tutti i 60 euro, quindi... costava la spesa costa poco meno di 60 euro. Poco meno di 60 euro, sì. Poi nella cassa, noi diamo 100 euro. Okay, e la cassiera paghiamo 100 euro. E la cassiera ci torna indietro 22 euro. No. Due moneta da 20, monete di carta da 20 euro. Ah, sì, sì, due monete da 20 euro. E ci torna indietro, cosa ci torna indietro? Allora, la cassiera ci dà indietro due monete da 20 euro. E alcune monete spiccioli. Ah, due monete da 20 euro e alcune monete spicce, sì, sì. Sommato, diciamo che non è male. Mamma mia, Nadine, sto sudando. Non ti preoccupare, mo ti vai a fare la doccia. Perché sai qual è la mia cosa? Capisco io il succo, ma le parole non le dico, non le specifico bene. Lo dico a modo mio, tipo la sintesi, capito? Ho capito. Invece no, lo devo dire per bene, infatti. Allora, io penso che per oggi va bene così. Chi non ha letto oggi lo faremo settimana prossima, chi sta. Sì, va, ok. Va bene così? Sì, va, sì, bene. Sì, va bene, Nadine. Va bene. Perché se no facciamo troppo tardi oggi e non lo vorrei, visto che oggi è domenica. Allora, sì, io già sono quasi Giuseppe, domani lo fa lui.